Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qui, un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è il 2 di aprile, oggi è martedì e come tutti i martedì parliamo di Consulta Periferie Milano, il nostro focus periferie in compagnia di Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Siamo alla 72esima puntata, quindi implementiamo la nostra 72esima puntata. sedimentazione di testimonianze di lavoro sulla periferia. Walter, chi ci ha portato oggi come Oggi ospite? abbiamo qui, a partire dalla mia destra, Massimo Derigo e Gianni Mereghetti, che sono Gino Mereghetti. Gino Mereghetti, che sono dell'associazione CSA Petrarca. CSA Petrarca. Allora, buongiorno, benvenuti, grazie mille di essere qui Grazie a con noi voi, oggi. grazie a voi. Che cos'è il CSA Petrarca e cosa significa CSA? CSA significa Comitato Salvaguardia Ambiente. Il CSA Petrarca si chiama Petrarca perché a un certo momento della sua storia era nato 14 anni fa per tutelare il polmone verde che c'è ad ovest di Milano, quindi il comprensorio dei sentieri interrotti, quindi il Parco delle Cave, Parco di Trenno, Bosco in Città. Quando ci rendemmo conto che la figura di Petrarca correva il rischio di essere cancellata dalle linee progettuali di un recupero già finanziato da Claudio De Albertis all'interno, dovemmo per forza prendere una strada diciamo, di tutela che ci doveva costringere ad uscire da quelli che erano gli schemi iniziali. Rifondammo questa associazione e la concentriamo soprattutto nella difesa di Cascina all'interno per quanto riguarda la parte medievale petrarchesca. Poi appunto cioè, avete legato un po' la salvaguardia appunto dell'ambiente alla salvaguardia della storia che c'era in questo luogo appunto fondamentale di Milano, che ricordiamo appunto sta nella zona ovest di Milano, la cascina storica sull'asse diciamo tra la via Novara e la via Forza Armata, appunto in quello che è l'asse ovest di Milano, in cui si diceva abbia dimorato il Petrarca, e Sì, voi sì. le Certo, prove proprio le avete trovate, giusto? perché diciamo un'impresa del genere, andare contro una strategia urbanistica, andare contro quello che poteva essere lo stravolgimento del territorio, era un'operazione titanica. Se non avevamo prove più che certe, non ci saremmo riusciti, ma con uno starnuto ci avrebbero buttato via. Quindi con la nostra caparbietà e anche con la nostra cultura, diciamo, modestamente, abbiamo frequentato gli archivi di Mezza Italia. Siamo a Milano praticamente tutti, ma non abbiamo inventato niente, abbiamo solo rispolverato dalle polveri della storia documenti che erano lì da secoli. Quindi in Cunaboli abbiamo scoperto una pergamena importantissima. Naturalmente non abbiamo potuto farlo da soli, ma con responsabili degli archivi, con docenti di arte Eccola medievale. qua, la stiamo vedendo. Questa pergamena è forse la prova più importante che Provate, sì. avete Della trovato. Di cosa stiamo parlando? carta investiture, è una pergamena del 1154, trovata attraverso la cura e la pazienza della dottoressa Ambrosioni, che ha fatto un'opera titanica. Le pergamene nel periodo dal 1150 al 1190, quindi le pergamene hanno un valore storico importantissimo. Qui per la prima volta si cita Infernum. Io alla compianta dottoressa Ambrosioni chiesi: ma ci sono altre località che hanno questo nome, visto che lei era la scienza in persona, vicerettrice della Cattolica? Mi disse: no, c'è solo una località ed è la vostra. Si chiama Infernum e così si è chiamata fino alla fine del Cinquecento. Poi l'hanno rinominata Linterna, Ma credo Interna. che Però se voi dovete cercare le prove di Petrarca, andate sempre su questo nome. verso l'inferno. Insomma, diciamo che il Infernum. marketing territoriale all'epoca forse non esisteva, perché chiamare un Esatto. posto inferno non era forse il massimo. Si sa come mai si chiamava inferno? Sì, allora, è un nome, è una toponomastica longobarda. Quando Ha il si... significato che pensiamo, no? Fern vuol dire Ok. lontano, quindi è un latinizzato. Infernen Land è l'inizio del Parsifal, da terre lontane, quindi luogo lontano, fondo lontano. E particolarmente a caro a Petrarca ancora prima di arrivare. Lui proveniva dalla Francia,
era morto il Papa che gli era congeniale e ne era subentrato un altro che non era per niente amico, anzi c'erano rischi grossi di eresia. Era meglio tornare a Milano. Allora venne in Italia, chi lo accolse a braccia aperte? Il signore di Milano, che era Giovanni Visconti, nonché vescovo. E i suoi amici fiorentini e toscani dissero: tu sei matto, quella è una terra di barbari. Lui disse: io sono... Così eravamo considerati all'epoca. Sì, sì, lombardi. Sì, anche perché i Visconti avevano mire espansionistiche sulla Toscana. E infatti presero mezza Italia e arrivarono fino all'Umbria e Sardegna compresa. Ma il discorso era un discorso politico, ma Petrarca si affezionò così tanto a Milano e alla gente di Milano, perché non a caso, questa è una riflessione che ho fatto più volte, i grandi geni sono di passaggio a Milano e poi si fermano. Pensiamo anche a Leonardo da Vinci, pensiamo a Bramante, quindi voglio dire, c'è qualche cosa nell'aria che si respira, ma soprattutto nell'affabilità della gente, che facilita la creatività. E quindi a Milano si trovò in questa località. Pare che questa località fosse una località non casuale, perché fu rimaneggiata proprio da Visconti. Ed antica grangia, legata probabilmente agli ordini monastici cavallereschi, perché era una via di passaggio, divenne poi la dimora prediletta di Petrarca. Vediamo, Petrarca visse a Milano tra il 1253 e il 1261. Questo fu il periodo in cui Petrarca dimorò a Milano e sembrerebbe che sia sempre stato, appunto, sicuramente nei periodi estivi stava qui alla Cascina, ormai l'Interno, all'epoca Cascina Infernum, come Villa Infernum. Villa Infernum, poi una volta è un villa e poi diventa un cascine, sì, per noi altri. Insomma, interessante questo, come voi avete cercato, appunto, di salvaguardare l'ambiente, non solo per quello che, appunto, l'ambiente è giusto che venga salvaguardato dal punto di vista ambientale, ma anche, appunto, dal punto di vista storico. Guarda, questa è un'interessantissima testimonianza che oggi ci porti, perché, insomma, appunto, trovare anche altre chiavi di lettura per salvaguardare le nostre periferie. Ma sicuramente questo. Questa testimonianza anche di oggi, nella sua particolarità, va vista in un contesto periferico generale. In particolare noi abbiamo sul sito periferiemilano.com, per rendere evidente anche e riconoscibile da tutta la città, abbiamo mappato tutti coloro che in una maniera o nell'altra svolgono delle attività, diciamo così, culturali, poi possono essere artistiche, di ricerca varie, perché noi abbiamo una ricchezza enorme e quindi ci sono proprio delle mappature, qui possiamo vederla anche in immagine. Noi abbiamo 108 teatri, 51 biblioteche, comprensive delle 22 comunali esistenti, diciamo così, nelle 8 zone, chiamiamole periferiche un po' impropriamente, e poi abbiamo anche 182 associazioni e centri culturali. Quindi una presenza sicuramente per difetto, tra l'altro, per quanto riguarda soprattutto le associazioni e centri culturali, di 350 presenze. Queste 350 presenze animano il territorio della periferia con numerosissime iniziative, spessissimo soprattutto le associazioni e centri culturali a titolo gratuito, comprensive di quello che accade nelle biblioteche. Possiamo dire che c'è un calendario che abbiamo anche, che riprenderemo a realizzare, che riporta tra le 150 e le 200 iniziative, 150 e 200 appuntamenti al mese, che sono fruibili a tutti, per tutti, soprattutto però sono sconosciuti. E quindi c'è un tema anche di come tutto questo, tutta questa presenza che c'è sul territorio e lavora, come poterla fare diventare di evidenza cittadina. Perché noi abbiamo, ed è questo il tema un po' dell'approfondimento di Consulta Periferia Milano e non solo di questo periodo, abbiamo una serie di beni culturali, artistici, che sono sostanzialmente fuori dai giri e sconosciuti. Noi citiamo sempre delle cose... Parlando di geni, parliamo di Leonardo, ad esempio, il famoso cavallo. Che per noi è un po' uno slogan, vuole diventare il cavallo di Troia. Cioè, se noi vediamo il cavallo di Leonardo, è lì da 20 anni all'ippodromo, dal 1999, e dove lamentiamo che non sia... È diventato anche simbolo dell'ippodromo, è il nuovo logo dell'ippodromo, adesso ha dentro il cavallo di Leonardo, quindi diciamo che... C'hanno...
E che cos'è che abbiamo? Abbiamo il cavallo di Leonardo, è la più grande statua equestre al mondo, donata degli americani, come si dice in dagli questi Stati Uniti casi. d'America. C'è un'altra coppia, c'è il gemello che è Ok, nel Michigan. Michigan. No. Qual è la differenza? È che a Milano, che è ricca, perché noi quando uno arriva a Milano da fuori, chiamiamolo così, quando comincia a vedere il Duomo, poi guarda la galleria, il teatro alla Scala, il castello Basta, Sforzesco, peccato il il castello. Cenacolo, poi come diciamo noi per i più ardimentosi e sportivi va a vedere lo stadio su cui c'è un dibattito abbastanza grosso in questo periodo qui. Ringrazio, anzi, posso approfittare di 2 secondi? Ringrazio tutti quelli che ieri hanno condiviso la nostra notizia che era il pesce d'aprile sullo stadio, quindi abbiamo fatto un botto di ascolti ieri con la notizia che lo stadio veniva convertito ad acquario e la gente ha apprezzato il nostro scherzo di ieri, Per devo dire. balene e Grazie mille. balenotte. Vabbè, un po' di tutto di più. Allora, è chiaro che di fronte a questo, tutto il resto ha delle piccole. È più piccolo Eh per sì. certi aspetti, ma è ugualmente importante perché finito di guardare quello, noi possiamo riappropriarci e valorizzare la nostra città, diciamo, a partire dal cavallo di Leonardo. Il cavallo di Leonardo è esattamente l'esemplificazione di come non si deve trattare un monumento, perché per 20 anni è rimasto lì con tutti, anche gli americani che si lamentano, va bene, ce l'avete messo all'ippodromo, però non lo va a vedere nessuno. Se vogliamo Così ne abbiamo associare, di luoghi a Milano, la cascina di Interno Alto, basta pensare anche alla Viglio Martesana che ad esempio ma viene. vogliamo per esempio, dato che siamo in tema petrarchesco, parlare anche della Certosa di Milano in Garegnano, per esempio, La oppure Certosa possiamo di Milano. in Garegnano, oppure possiamo andare oltre, andare più a nord, Villa Clerici, che sicuramente è un esempio di architettura, ma soprattutto sono architetture vissute. I nostri non sono generalmente monumenti morti, è lì, ma dentro c'è tutta una vita. Storia. Villa Clerici ha un museo di mostra contemporanea di arte sacra, oppure possiamo spostarci più a est, sud-est di Milano, l'abbazia di Chiaravalle, ma solamente per citarne alcuni. In mezzo ci sono tantissime cose che esattamente con la proposta di progetto, ma che più che un progetto vuole essere un processo che mette a fattor comune tutta una serie di risorse, che è quello dei percorsi periferici di architect cultura, li abbiamo chiamati così, no? Dove ci sono numerose e tantissime cose, appunto anche altrettanto rappresentative di quelli che sono i 100 borghi e quartieri della periferia milanese. Perché se noi non partiamo, come abbiamo fatto per le mappature, dicendo portiamo la cultura in periferia, questo è un pochettino lo slogan, va bene, non è mai abbastanza, però se noi appunto partiamo dicendo che ci sono 108 teatri, che ci sono 51 biblioteche, che ci sono 182 associazioni culturali, però il problema è che facciamo come la fine del cavallo di Leonardo. Il cavallo di Leonardo dove? Al museo dello stadio, è il terzo museo visitato di Milano, più visitato di Milano. Nel giugno-luglio dell'anno scorso è stato visitato da 74.000 visitatori. A 100 metri c'è il cavallo di Ci Leonardo. passano Morire, davanti. no, morire che ci sia una freccia che dice: scusate, potete andare a vedere anche una cosa che se non vedete qui la dovete andare a vedere negli Stati Uniti d'America, e questo vale per tutti. Davanti a un centro commerciale ho scoperto, davanti, Oppure, sì. no? La versione americana. Oppure no? Noi ogni tanto associamo le fermate della metropolitana a qualche luogo. Benissimo. Arrivando allo Condusio stadio, finalmente è stata per l'Ambrosiana, ad Ce ne sono esempio, anche quello qualcun Leonardo Vinci. altro. Bene, uno arriva al capolinea della metropolitana 5 che dice: capolinea, fermata, Fermata. San Siro, Stadio. San Siro stadio, cavallo di Eh no, Leonardo. adesso si chiama Dazon, si chiama. No? Ti do questa notizia, hanno Sì, fatto un nuovo accordo con Dazon ma va e si chiama bene, se gli Dazon. metti anche cavallo di Beh, Leonardo, ci vuole il non è che monaco anche. stona. Il problema è che ognuno è Sì, autoreferenziale. Questo è il problema. Risolto il mio problemino della mia fermatina, risolto tutto. Invece la fermata. Cadorna Ternale dice, quindi insomma. Esattamente. Invece la fermata della metropolitana di Milano è una fermata che può servire tutta quanta Milano e anche il Sì. cavallo di Leonardo. Allora è un problema di cambiamento
cambiare un pochettino concezione, modo di pensare. Faccio una cosa, la faccio bene, per carità, però la faccio e sono a Milano per renderla utile e disponibile anche per gli altri. Per quanto riguarda diciamo quest'ultimo argomento, pensavamo nella progettualità dell'interno di Villa l'Interno di inserire proprio la richiesta ufficiale di chiamare Bisceglie Casa Petrarca. Ah. Questo per dare subito un forte input al turismo, al marketing. Quindi sono proprio idee vincenti, no? Già vedere se poi la burocrazia ce lo consente. Scusate. Ma mi permetto di interrompere Massimo De Rigo su questo. Il tema non è se la burocrazia. No, cioè, il tema è se noi... È come fare la burocrazia a renderlo possibile, appunto. Se noi abbiamo... Perché la burocrazia poi non è una cosa astratta, è una cosa molto concreta, spesso fatta anche da persone. A seconda dei casi, noi abbiamo l'esempio più lampante... La villa che c'è a Quarto Giaro, Scheibler. Villa Scheibler a Quarto Giaro, non era ancora stata inaugurata, aspettavano tutte le associazioni, anche il relativo consiglio di zona, che venisse aperto. Noi avevamo avviato allora concerti in periferia, proprio per dare una visibilità, una conoscibilità alla periferia. E il consigliere Zana ci disse: ah, ma sentite, voi fate sì concerti nelle cascine perché volete far conoscere le cascine agricole, però noi abbiamo Quarto Giaro Villa Scheibler che non riusciamo a farla aprire, ci potete magari dare una mano? Va bene, lì così, grazie tra virgolette alla burocrazia, abbiamo avuto la possibilità di fare la prima iniziativa culturale concertistica, in particolare in Villa Scheibler, che non era stata ancora inaugurata, grazie a un funzionario. Quindi c'è un modo di interpretare anche la burocrazia e anche il proprio modo di essere nella città, quella che vede noi stessi punto e basta, oppure quello che vede la città e la possibilità per tutti. Ecco, allora, per quello che dobbiamo mettere a fattor comune tutte quante le energie possibili, perché uno a Milano da solo non risolve il problema, come diciamo noi, il problema delle periferie non lo risolve nemmeno il sindaco, perché deve fare i conti magari con la direzione regionale scolastica, che decide se in una scuola di periferia ci mette una dirigente scolastica stabile oppure una dirigente scolastica fantasma, come succede nella scuola media di Baggio. E anche questo conta. Pensare che non conti, che noi siamo autoreferenziali, bastiamo noi stessi, è proprio un errore, madornale. Allora dobbiamo mettere in campo tutte quelle sinergie che utilizzano l'apporto di ciascuno per una prospettiva comune, operativa, di valorizzazione di quello che vogliamo valorizzare tutti noi. Quindi il cavallo di Leonardo, la cascina all'interno, il Petrarca e quant'altro, se non entrano in una piattaforma cittadina, si scontrano sempre con il Duomo e che altro. È interessante come però poi avete, diciamo, sempre cercando di salvaguardare l'ambiente, spostato un attimino l'attenzione molto più larga su tutto un po' l'ovest milanese e non solo, e avete fondato un osservatorio del paesaggio. Beh, non l'abbiamo fondato noi, abbiamo aderito a questo osservatorio del paesaggio di Monte Stella con l'obiettivo proprio di unificare le varie energie sotto un unico ente, che era appunto questo osservatorio, che ha un suo preciso statuto, potenziando praticamente quelle che erano le varie energie delle singole associazioni, si parla di una ventina di associazioni, e dare quindi una forza anche istituzionale molto forte, quindi a livello sia anche europeo e anche con il Ministero dei Beni Culturali. Ha parlato di Monte Stella, come siamo messi su Monte Stella allora adesso? Ma io non sono un rappresentante del Monte Stella, però da quello che abbiamo sentito nelle varie riunioni hanno trovato una via di compromesso. La nostra opinione come CSA Petrarca, che abbiamo anche evidenziato nelle varie riunioni, assemblee, è che il Monte Stella è nato come testimonianza per i milanesi del martirio della città. La città ha subito la metà delle sue abitazioni distrutte. Io l'ho vista personalmente nascere perché abitavo in via Veniero, quindi era di fianco, e da piccolo vedevo queste lunghissime file. Non è soltanto un rilievo, è una testimonianza storica del martirio di Milano.
Per cui Perché è che adesso è diventata anche un po' la scala del jogging, del footing, esatto. dell'allenamento. Non credo che più della metà di quelli che vanno lì non sanno neanche su cosa stanno Sono correndo. certo, ma forse anche di più. Ma perché non, anche qua a livello di marketing non è stata fatta una promozione come secondo me andava fatta. Il quartiere che c'è sotto, il QT8, è un quartiere sperimentale fatto da Bottoni. Quindi è un quartiere nuovo per una città come Milano. Non ha Che avuto quella usciva dalla guerra. promozione. Il rischio Magari si vede grosso qualche studente magari a prendere appunti è. guardando case di Poi architettura. io ho lavorato 20 anni alla Domus, avevamo fatto proprio un libro su Bottoni, perché è uno dei maestri dell'architettura e del design moderno. Devo dire, innanzitutto, complimenti ai volontari che si sono battuti per limitare l'invasione del cemento. È stato fatto appunto questo giardino della memoria e ci può stare perché unire praticamente la memoria dei milanesi e anche la memoria Infatti. degli altri martiri va benissimo, però porre un limite ben preciso, come mi sembra che abbia fatto il ministro dei beni culturali, Bonisoli, all'invasione del cemento, cioè diventa una zona di particolare tutela paesaggistica e architettonica. E questo, cioè quello che è stato fatto, lo scempio che è stato fatto, personalmente non sono d'accordo sul centro sportivo che hanno fatto ai suoi piedi. È Ah. stato fatto qualche anno fa, c'è proprio un centro sportivo con tanto di pizzeria a 2 piani e compagnia bella. Non era nello spirito iniziale del parco del Montestella, perché era un luogo di, mi si perdoni, tra virgolette, di culto per la Ok, memoria dei di milanesi. ricordo. Io vivo dei racconti dei miei genitori. Miei figli vivono dei miei ricordi. Passata la nostra generazione, non ci rimane più niente. Quindi io ne avrei fatto veramente una testimonianza della distruzione della guerra, ricordando veramente che la città è stata martirizzata, ha dovuto cambiare faccia. Mia mamma mi È raccontava stato il che memoriale quasi. esatto, mia mamma. Cose che hanno quasi tutte le città Ma europee, grazie al certo, suolo dopo la guerra. anche Dresda hanno fatto una cosa del Stavo pensando ad genere. Amburgo in questo momento, ad esempio. Burgo, cioè. Hanno salvaguardato la stessa Berlino dei monumenti, Completamente smentati. esatto, sventrati. Non si tratta di rispolverare il vecchiume, si tratta di ricordare i rischi della guerra. Quindi, secondo me, ha un valore non solo ambientale, ma soprattutto culturale e storico. Quello dell'osservatorio del paesaggio è Memoria. una cosa molto interessante, Walter, perché tra parentesi è anche una quasi richiesta a livello più europeo, nel senso che insomma, si muove a livelli molto più ampi. Per fortuna, insomma, per le nostre periferie queste cose avvengono. No, magari Gino può anche illustrarci qualcosa in più, perché parte da un quadro di riferimento generale europeo, c'è cioè proprio una strumentazione europea e Infatti. quindi può essere anche utilizzata ai nostri fini. Bisogna innanzitutto dichiarare che è il primo osservatorio del territorio della città di Milano, quindi è una novità assoluta per il territorio milanese. E questo osservatorio, appunto, nella sua dimensione più allargata, convoglia altre varie associazioni che nell'insieme cercano di gestire e preservare un territorio più vasto e non limitrofo, ecco, limitato. Per cui anche poi viene in soccorso di questo, come dire, osservatorio una legislazione più ampia, non solo nazionale, ma europea, che ci supporta. E in modo tale che i problemi vengano visti con occhi più grandi, più attenti e meno, come dire, legati agli interessi del posto. Anche più sistemici, mi avviene. Come tu Esatto. sempre dici, no, Sì, fare certo. più sistemici, cioè vedere da più lontano si capiscono in un sistema più Allora, ampio, possiamo dire che che può ci essere la possiamo città, la collocare. regione, la provincia, il nord Italia, Certo, nonché allora l'Europa, possiamo dire appunto. che ci possiamo collocare in uno scenario più ampio di un ombrello che ci protegge. Alla luce di quello, invece di essere il singolo sul territorio che si muove e parte
e parte, punto, e poi non si capisce dove vada, dove possa andare meglio. E qui c'è un ombrello protettivo di riferimento e quindi c'è la possibilità proprio di fare anche un lavoro istituzionale, perché il tema è quello di far entrare nelle corde anche istituzionali. Si parlava prima della burocrazia, però c'è un tema anche delle istituzioni, dove le istituzioni devono diventare proattive rispetto al territorio. Il territorio non è qualcosa che è lì in attesa, una volta si diceva, di essere edificato. Il territorio è lì per essere valorizzato e utilizzato. È chiaro che se c'è uno sguardo attento al territorio, per quello che noi diciamo ai 100 borghi e quartieri della periferia milanese, ci sono forme d'arte, artistiche, le abbiamo enunciate prima, ma ci sono anche delle nuove forme d'arte, per esempio quella della street art, che sta iniziando a colorare quartieri nuovi, che magari rimangono un pochettino informi, non sono la risposta alle esigenze di alcuni quartieri degradati della periferia milanese, ma sono un contributo che, se messo a sistema con altri, consente a tutti. Oggi noi abbiamo delle comitive che vengono a vedere la street art a Milano, perché è piuttosto ricca. Allora, se noi uniamo tutte queste ricchezze, riusciamo a fare un'azione non di difesa, ma un'azione propositiva, di promozione, diceva prima, di marketing, per certi aspetti anche con delle ricadute turistiche, dove un po' anche il tema di oggi all'Urban Center di Milano alle 17:30 ci sarà, dicevo prima, la presentazione di questo processo, perché fa parte di un percorso con una specifica attenzione periferica all'architettura, perché appunto rispetto a una Milano che è milanocentrica e quindi è centrocentrica, lo dicevamo prima, invece ci sono tantissime belle cose. Quello che è interessante è che cerchiamo in questa iniziativa di mettere a fattor comune, e quasi in una logica di tavola rotonda, no? Tutta una serie di realtà, di persone che stanno già operando a vari livelli, quindi ci può essere il responsabile dei beni culturali della diocesi di Milano, sì, ma ci può essere anche il laboratorio di comunicazione televisiva applicata al turismo, quindi ci sono le università. Oggi viene dove, quindi, questo all'Urban Center Milano, vecchia sede, diciamo la sede storica, perché adesso l'Urban Center è stato inaugurato in Palazzo della Triennale, che è invece con la galleria. In galleria Vittorio Emanuele, angolo Piazza della Scala. A che ora? Alle 17:30, e quindi ci sono tutta una serie di testimonianze, di partecipazioni anche di enti istituzionali, perché interverranno diciamo così i presidenti della Commissione Periferia del Consiglio Comunale di Milano, ma anche il presidente della Commissione Cultura e la vicepresidente della Commissione Turismo e Sport. Perché istituzioni, enti centrali, ci sarà anche il Touring Club Italiano per esempio, enti centrali, ma anche associazioni tipo Gorla Domani, che promuovono dei percorsi proprio turistici, di conoscenza, turistici ma non solo, perché i primi destinatari sono i milanesi. Come diceva Bonvesin dalla Riva nel 1288, gli stranieri non conoscono Milano, che allora era molto piccola, ma anche i milanesi dormono un po' del sonno e quindi non sono molto attenti alla loro città. E se non la conoscevano piccola come quando c'era il buon Vesentin, chissà adesso. Ecco, nello stesso tempo vogliamo mettere a fattor comune anche delle iniziative di segnalazione, sì, nel senso che per esempio il municipio 2 ha bandito un bando appunto per la segnaletica, per apporre la segnaletica in tutto il Martesana, sì. Allora, questo tema del segnaliamo le cose, sì, abbiamo a Milano già delle mezze idee. Allora, il tema è che se è di idea e ingegnerizzata bene. Sapevo che sarebbe piaciuta come idea. Questa notizia l'ho avuta qua in diretta dal presidente Piscina. Io ho detto, Walter Cherubini sarà felicissimo di questo suo bando. E quindi sarà. Sapevo che potrebbe presente, sarà presente oggi pomeriggio tra vari impegni, però ecco, questo vuol dire avere una logica, sì, sistemica. Sì, sì. L'altra è progettuale del momento. Vanno bene i progetti, ma se non si affronta in maniera sistemica, vuol dire con
diversi soggetti che possono dare diversi apporti a un lavoro comune, il tema delle periferie, compreso l'aggiornamento di quelle che sono le funzioni dei municipi adesso e dei consigli di zona che sono sostanzialmente azzerati ancora. Sempre peggio. Se vogliamo una città policentrica, dobbiamo avere anche un'amministrazione che abbia una forza policentrica. Policentrica. Invece noi abbiamo una grossa testa e con niente intorno. Questo è il tema di fondo. Allora, questo qui è il percorso in cui siamo, per cui diciamo è una presentazione di un progetto, ma più che altro è un È uno dei percorso, percorsi, appunto. esattamente, che poi in Biblioteca Arar ha 4 appuntamenti mensili, di cui il prossimo per l'approfondimento dei percorsi della Milano Est. Milano Est, E prossimo. quindi andiamo Chiaravalle, tanto per intenderci, mentre poi a maggio faremo un focus su i percorsi a sud, mentre in precedenza abbiamo fatto l'ovest e il nord. Ci sta Petrarca, adesso che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni, mesi? Avete delle iniziative? Sì, beh, ricollegandomi sempre al discorso della città ideale, policentrica, posso dire con soddisfazione che tante volte si parla male del Medioevo, ma il Medioevo era più avanti di noi come amministrazione. Milano era una città policentrica all'epoca di Petrarca, nel senso che aveva 6 porte, noi siamo a Porta Vercellina, e la Porta, che era una regione, aveva una sua ampia autonomia, quindi con capitani del popolo, quindi con personaggi che comunque, tra cui i De Marliano, i da Baggio, che hanno dato poi il nome alla città. Ecco, per rispondere alla domanda, noi adesso abbiamo a breve l'obiettivo di far conoscere Casa Petrarca e quindi far conoscere tutto quello che è stato nascosto, oscurato per tanti motivi, mostrarlo alla cittadinanza. Faremo delle visite guidate alle scuole, alle università, abbiamo già iniziato. E eventi anche culturali. Eventi culturali vuol dire conferenze, Conferenze, incontri. discorsi, sì, incontri, quindi apertura con le persone interessate, con le scuole, con le università, eccetera. A medio termine, quindi a breve, medio termine, questo, far conoscere questo luogo. A medio-lungo termine, l'installazione del museo interattivo. Il progetto è già pronto, è già stato presentato in Municipio 7. Si tratta, nel limitato spazio, perché essendo un luogo medievale non si può pensare a spazi ampi, sono poco più di 120 metri quadrati Casa Petrarca, che noi tra l'altro abbiamo fatto rifiorire con giornate di pulizia che vi risparmio, però noi le abbiamo fatte con estremo entusiasmo perché il luogo era comunque sia in semi-abbandono. Inizialmente allora coinvolgimento pubblico. Seconda fase, museo interattivo, il progetto è già stato presentato, manca lo sponsor. C'è un gruppo del nostro gruppo di lavoro, c'è proprio un team specifico Dedicato. per cercare di trovare sovvenzioni sia a livello europeo che a livello istituzionale, quindi regione, eccetera. Quindi quando avremo i fondi è già pronto il progetto. Il progetto è già attuabile. E in che cosa consisterà questo progetto? Semplicemente un museo interattivo vuol dire avere la presenza di Petrarca che ci illustra. Petrarca viene proiettato, fa una breve presentazione di casa sua e ci illustra le varie tematiche che poi noi abbiamo rappresentato in questo folder, che vorremmo anche presentare ufficialmente, quindi gli aspetti storici, gli Dove lo aspetti. possiamo trovare questo bellissimo documento? Questo documento ce l'ha CSA Petrarca, è l'ultimo suo prodotto Ottimo. editoriale e devo dire il Municipio 7 che l'ha in parte finanziato, devo dire che Dacci le coordinate allora per saperne di più su CSA Petrarca. Avete un sito internet, avete una sede dove possiamo abbiamo un trovarvi? sito. Allora, la nostra sede è via Fratelli Zoia 194. Il nostro sito, quello che si trova sulla nostra newsletter, di cui poi vi daremo i riferimenti, http petrarca, csapetrarca.it. Ok, però mettiamo nei commenti a questa diretta dove avete tutti i link. Se no, se volete scrivere direttamente al presidente, che poi io
posso a mia volta smistare i messaggi. Il mio indirizzo di posta elettronica è derigomassimo@gmail.com. Perfetto, da lì possiamo sapere tutto. È molto interessante appunto questo punto che ci facevi vedere. C'è tutta la storia di cui ci avete raccontato, no? Del museo. Esatto, questo vorrebbe dire è stato l'antipasto del museo, diciamo. Allora, questo prodotto, esatto, bravo. Vedete, questo è stato in anticipo come sarà il museo. Come è stato studiato, non come un libro classico, ma volutamente a fisarmonica, perché uno può aprirlo in qualsiasi diciamo pagina e fare degli approfondimenti. Per esempio, vuol parlare del Parco delle Cave, la videata, come sarà nel museo interattivo, di quello che era l'ambiente del contado di Milano all'epoca di Petrarca. Vuole approfondire le vuole approfondire le pergamene, e c'è un approfondimento. Vuole approfondire il discorso dei degli ordini monastici cavallereschi, tanto importanti. Quindi l'ordine monastici cavallereschi, vuole approfondire gli affreschi, l'importanza di questi affreschi, sono le imprese dei Visconti. Non c'è niente del genere a Milano, perché i nostri esperti restauratori che hanno visitato a più riprese questo luogo hanno detto che le imprese dei Visconti sono praticamente quasi nulle a Milano. Questo è un luogo della metà del 300 che ha questi simboli. L'impresa che cos'è? L'impresa è un momento di importante di lode verso un personaggio. Quindi noi abbiamo la presenza della Radia Magna, della famosa razza che troviamo nell'abside del Duomo di Milano, quindi qui è rappresentata. Abbiamo la Colombina, che è un monogramma studiato da Petrarca per Gian Galeazzo Visconti. Abbiamo il Sole Nascente, abbiamo... Insomma, c'è tutto un discorso legato alla storia. Seguite che è appunto divulgata. Le indicazioni che vi abbiamo messo nella diretta per poterne sapere di più su CSA Petrarca. Siamo in chiusura. Io davvero vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con noi oggi. Fateci sapere poi come andranno avanti le cose, se trovate questo benedetto finanziatore per aprire finalmente il museo. Walter, ricordiamo l'appuntamento di oggi, dicevi? L'appuntamento di oggi... la presentazione del progetto Percorsi periferici di Architetto Cultura, che sarà all'Urban Center Milano in Galleria Vittorio Emanuele, angolo Piazza della Scala, e in quella logica sistemica di cui dicevamo ci sono, e interverrà anche uno scrittore, uno storico locale, chiamiamolo così, perché ci sono decine di libri che storici locali hanno scritto sulla storia dei nostri quartieri, che è una storia di ieri ma anche utilizzabile oggi. Ricordo due libri che fanno un po' il riferimento complessivo. Uno è di Riccardo Tamaro e Roberto Visigalli, Antichi borghi della periferia milanese, che dà l'idea proprio del quadro complessivo della realtà dei borghi che c'erano e che ci sono anche oggi visitabili a Milano, piuttosto che Milano, la città dei 70 borghi di Roberto Schena, che proprio fa anche un elenco di tutti quanti i borghi. Qui poi ci aggiungiamo anche i quartieri e arriviamo a quei 100 luoghi dove ciascuno deve essere preservato per quello che ha. Sistema vuol dire anche che il Touring Club Italiano, meglio i volontari del Touring Club Italiano, che alla Certosa di Milano in Garegnano l'hanno messa come loro postazione, diciamo così, di presidio da valorizzare, il fatto solo che sia entrata nel circuito di informazione del Touring Club la Certosa, non stiamo parlando di una piccola cosa, ha raddoppiato i visitatori, più che raddoppiati. Ecco, questo vuol dire fare sistema. Su questo, anche dal punto di vista tecnologico, presenteremo delle strumentazioni. Molto interessante questo della Certosa, anche perché basta pensare poi mai lontano. Certosa è vero, è fuori Milano, non è neanche comunissimo arrivarci solo col tram, ci arrivi. Però giustamente, se un luogo è ben, se ne si parla, se si inserisce all'interno dei giusti canali, la gente ci va, perché la gente vuole conoscere, vuole sapere. Quindi insomma speriamo che appunto anche il nostro cavallo prima o poi riesca a entrare. Noi l'abbiamo adottato un po', quindi e saremo a cavallo. Speriamo di andare a cavallo. Il cavallo trotterà, ma dietro deve trascinare tutti quelli che devono essere trascinati appunto.
la periferia milanese. Perfetto, allora Walter, io ti ringrazio tantissimo anche per la puntata di oggi, grazie mille. Questa sera ricordiamo alle ore 17:30. 17:30, Urban Center, Galleria, Angolo, Piazza della Scala, ti ritroviamo lì. Grazie mille anche agli amici della Grazie a CSA voi. Petrarca, grazie davvero per il grande lavoro che fate. A Grazie disposizione mille per quando questo volete. È mio, quindi grazie Certo. mille per il pamphlet. Quando volete una Sarà visita un guidata o ottimo, siamo approfondimenti. pronti. Bene, so già che la mia producer sarà già lì a chiedere la data. Va Grazie mille bene. Grazie a davvero. voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna domani alle 12:30, sempre qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.